Galaxy S21, Xiaomi Mi 11 e OnePlus 9 sono tutti smartphone di fascia alta che hanno ben poco da invidiare i flagship delle rispettive aziende. Dunque, in questo confronto, cerchiamo di scoprire insieme quale scegliere e perché in base alle proprie esigenze. Per quanto riguarda l'estetica, non mi esprimo, lascio decidere ad ognuno di voi il suo preferito. Mentre è un dato di fatto che il OnePlus, per via dello scalino tra parte frontale e cornice laterale, che tra l'altro è in plastica, è quello che risulta meno premium fra i tre. S21 ha la cornice laterale in metallo, ma la scocca posteriore è in plastica, anche se sia alla vista che al tatto si confonde bene con il vetro opaco del Mi 11 e di altri top di gamma. Mi 11, che grazie all'assenza di parti in plastica e bordi curvi, risulta sicuramente il prodotto più rifinito. D'altro canto, il Samsung è più resistente fra i tre, visto il peso inferiore, la cornice in metallo, l'assenza di bordi curvi, la scocca posteriore in plastica, il vetro anteriore Gorilla Glass Victus e la certificazione IP68. Riguardo l'ergonomia primo S21, sia per dimensioni e peso che per numero di accorgimenti software volti ad agevolare l'uso di una mano. Seguono a pari merito OnePlus 9 e Mi 11, perché il primo è un po' più basso e sta quindi un po' più comodamente in tasca, mentre il secondo offre una modalità d'uso ad una mano del tutto assente sul OnePlus. In merito alla qualità dei display, questi smartphone sono tutti molto ben messi, ma lo Xiaomi, sia per risoluzione che per luminosità massima, spicca più dei suoi concorrenti. Segue a breve distanza S21, che a sua volta stacca leggermente il OnePlus. Per quanto riguarda i sensori di impronte, S21 è il migliore sia per velocità e affidabilità di sblocco che per tecnologia adottata, visto che è l'unico che presenta un sensore di impronte di tipo ultrasonico e non ottico. OnePlus 9, nonostante la tecnologia ottica, tiene il passo di S21 riguardo la velocità di riconoscimento dell'impronta. Anche se poggiando il dito solo per un istante, sbaglia più spesso del Samsung. Xiaomi Mi 11 è sicuramente valido per quanto riguarda velocità e precisione di sblocco, ma al contempo è l'unico dei tre che non riconosce l'impronta se non si tiene il dito sul sensore un po' più a lungo. In quanto ad hardware, questi tre smartphone sono ovviamente tutti ben carrozzati con soluzioni al top. Quindi con i migliori sistemi on chip di Qualcomm e Samsung e memoria di archiviazione UFS 3.1. Riguardo i risultati dal benchmark, non fate caso al consumo di batteria del OnePlus leggermente superiore allo Xiaomi, dovuto esclusivamente al fatto che quest'ultimo ha forzato il tema scuro anche nel benchmark. Parlando di potenza bruta, lo Snapdragon 888 spinge sicuramente un po' di più dell'Exynos 2100. E infatti con giochi molto pesanti come Asphalt 9, quello che si comporta meglio è il OnePlus, grazie alla compresenza dello Snapdragon 888 e di un display Full HD+. Mi 11 ed S21 invece stanno leggermente indietro al OnePlus, assestandosi all'incirca sullo stesso livello, grazie al fatto che il Samsung riesce a compensare le prestazioni leggermente inferiori con un display meno esoso di risorse rispetto a quello dello Xiaomi. Nell'uso quotidiano invece, in quanto a velocità di apertura delle varie app, i tre dispositivi si equivalgono, anche se per gli amanti della velocità il OnePlus potrebbe essere la scelta più indicata per via delle animazioni più veloci, ma davvero parliamo di bazzecole. Di fatto questi tre smartphone offrono tutte prestazioni al top della categoria, con Mi 11 che è quello che scalda un po' di più. Riguardo i comparti fotografici di questi tre smartphone, non voglio annoiarvi con tutte le specifiche, vi dico soltanto che il OnePlus è quello con la fotocamera ultra-wide tecnicamente migliore, che Mi 11 è quello con il sensore fotografico principale più grande ed S21 con quello più piccolo, ma bisogna anche considerare che il OnePlus è sprovvisto di stabilizzazione ottica.
A ciò aggiungo soltanto che solo il Samsung è l'unico con una fotocamera dedicata alle foto zoom, anche se non si tratta di un teleobiettivo, ma di un'ottica standard ottimizzata per realizzare degli zoom ibridi. Le foto ultrawide diurne sono buone per tutti e tre, e in diverse situazioni risultano abbastanza simili per quanto riguarda la resa generale, seppure si possa notare la tendenza del Samsung nel rendere le immagini più luminose e quella del OnePlus nel renderle più contrastate, con lo Xiaomi che invece prova ad essere il più fedele possibile alla realtà. Parlando di alcuni casi specifici, a volte il OnePlus vira al giallo più del dovuto, mentre S21 sembra soffrire le situazioni di forte controsole. Ma come già detto, tralasciando questi casi, il più delle volte il risultato generale è abbastanza simile. Mentre parlando di dettaglio, è una sfida a due tra OnePlus 9 e Mi 11, con S21 che fa visibilmente peggio. Nelle foto ultrawide a sera, quello che fa meglio nella gran parte delle situazioni è il OnePlus, merito del sensore più grande che aiuta a catturare più luce e che di conseguenza permette di ottenere immagini più dettagliate, con meno rumore e meno artefatti. Il Samsung nelle foto ultrawide a sera risulta più affidabile e costante dello Xiaomi, che tuttavia in alcuni casi riesce a fare meglio di S21. Come per le foto ultrawide diurne, le foto scattate con la fotocamera principale in presenza di luce naturale vengono bene su tutti e tre, con il OnePlus che ancora una volta è quello che esalta di più le parti scure rendendo le foto più contrastate, S21 che invece spinge su luminosità e colori, e il Mi 11 che cerca sempre di essere il più naturale possibile, seppure in qualche occasione anche lui non risulta sempre impeccabile. Per dettaglio il Mi 11 vince facile visto che scatta 27 megapixel contro i 12 degli altri due, mentre S21 e OnePlus se la giocano abbastanza sotto questo punto di vista, seppure il più delle volte risulti leggermente superiore il dispositivo dell'azienda cinese. Nelle foto macro si comportano tutti e tre molto bene, con lo Xiaomi che continua a farla da padrone per quanto riguarda il dettaglio, mentre nelle foto in interna in condizioni di luce medio-basse, il OnePlus paga l'assenza dello stabilizzatore ottico, tant'è che ho dovuto fare spesso due scatti per averne uno non mosso, ma anche quando si riesce ad ottenere una foto non mossa, S21 risulta complessivamente superiore a OnePlus 9, che a sua volta viene battuto dal Mi 11. Nelle foto a sera il Samsung è sicuramente quello più affidabile, in diverse occasioni viene battuto dallo Xiaomi per dettaglio, ma in compenso è quello che offre quasi sempre la migliore resa cromatica, e per dettaglio non fa mai male. Lo Xiaomi alterna foto di ottimo livello a foto leggermente mosse o troppo soft, mentre il OnePlus tra foto mosse o troppo gialle è quello che a sera si comporta peggio, anche se a dirla tutta si difende abbastanza bene considerando che è sprovvisto di stabilizzazione ottica. Nelle foto zoom diurne, i tre dispositivi fanno a turno nell'esporre meglio o peggio le immagini, mentre per dettaglio spicca sicuramente S21, segue a buona distanza Mi 11 che stacca di poco OnePlus 9. Nelle foto zoom a sera quello che lavora complessivamente meglio per quanto riguarda esposizione e colori è il Mi 11, che è anche il migliore per quanto riguarda il dettaglio catturato, segue S21 e fanalino di coda OnePlus 9. Mi 11 dei tre è quello che fa i video più dettagliati, anche quando si chiama in causa lo zoom, ed è sicuramente quello che riproduce i colori in maniera più fedele alla realtà. D'altra parte, è l'unico che non permette di passare dalla fotocamera ultra-wide a quella principale e viceversa a riprese in corso. OnePlus 9 con la fotocamera principale realizza dei video che dal punto di vista cromatico e del dettaglio sono una via di mezzo tra quelli dello Xiaomi e quelli del Samsung, mentre eccelle per la qualità video della fotocamera ultra-wide, superiore a quella dei due competitor. L'unica piccola pecca dei video del OnePlus riguarda il passaggio tra le due ottiche un po' scattoso. S21 nei video è quello che presenta i colori più carichi e meno dettaglio. L'unico suo vantaggio riguarda il passaggio tra le ottiche più fluido rispetto al OnePlus, fermo restando che la qualità video generale è comunque degna di un top di gamma. Tirando le somme sui comparti fotografici di questi tre smartphone, il Mi 11 è quello che fa le foto e video dai colori più naturali,
quello che fa le foto e video più dettagliati con la fotocamera principale, ma va anche messo in conto che a sera, sia con la fotocamera ultra wide che con quella principale, può capitare che realizzi degli scatti leggermente mossi. OnePlus 9, al netto di qualche sbavatura che sarà sistemata con i prossimi aggiornamenti, è quello che fa le foto e video migliori con la fotocamera ultra wide. Sempre parlando di video, è sicuramente il più equilibrato, mentre per quanto riguarda le foto con la fotocamera principale, di giorno tiene il passo degli altri due, mentre in interna e a sera, pur difendendosi bene, si vede che soffre la mancanza della stabilizzazione ottica. Infine S21 dei tre è sicuramente quello più affidabile nel punta e scatta, visto che è quello che presenta meno foto da scartare. Infatti, pur non essendo un campione per quanto riguarda la quantità di dettaglio catturata, è l'unico che non sbaglia quasi mai. Ad esempio, quando il OnePlus arranca nelle foto in interna e lo Xiaomi eccelle, S21 si pone a metà tra i due. Così come quando nelle foto ultra-wide a sera il OnePlus la fa da padrone e il Mi 11 realizza delle foto un po' mosse, ancora una volta S21 offre una buona via di mezzo. Insomma, non a tutti piacciono le foto e video dai colori sgargianti dei Samsung, ma è un dato di fatto che S21 risulti sempre molto affidabile. In poche parole riguardo i comparti fotografici, Mi 11 è quello da scegliere per chi predilige qualità e colori naturali, OnePlus 9 strizza l'occhio a chi ha un debole per le foto e video ultra-wide, mentre S21 è da preferire se si cerca il più affidabile nel punta e scatta. Per quanto riguarda le autonomie di questi smartphone, nelle rispettive recensioni trovate diversi esempi e statistiche di alcune giornate tipo. In questa sede vi dico semplicemente che in media il OnePlus è quello che mi consente di fare più ore di schermo in una giornata, circa 7, e S21 mi permette di farne circa 6, mentre lo Xiaomi si ferma a 5 ore e 5 ore e mezza di schermo. Risultati medi che ho ottenuto tenendo i display impostati al massimo delle loro possibilità. In merito alle tecnologie di carica con cavo, primo il OnePlus, secondo lo Xiaomi e ultimo il Samsung. Mentre parlando di carica wireless, il Mi 11 stacca nettamente gli altri due. Al momento delle riprese erano presenti le patch di marzo su Mi 11, quelle di aprile su S21 e quelle di maggio sul OnePlus. Ma a prescindere da ciò, posso dirvi che se volete un prodotto che venga aggiornato puntualmente ogni mese, dovete scegliere il Samsung. Xiaomi è quella che aggiorna meno di frequente, ma per i suoi top di gamma solitamente almeno un aggiornamento ogni due mesi arriva, mentre OnePlus non è puntuale ogni mese come Samsung, ma si avvicina abbastanza a questo obiettivo, con aggiornamenti molto frequenti, soprattutto nel primo anno di vita dei suoi terminali. Riguardo le interfacce, il OnePlus presenta una versione di Android semi-stock, condita da tante gesture e possibilità di personalizzazione. Lo Xiaomi, un'interfaccia ricca di impostazioni, funzioni e animazioni anche per il più piccolo dei particolari, mentre il Samsung ha da offrire un'interfaccia molto ben pensata per agevolare l'uso ad una mano, tante funzioni legate alla produttività, al multitasking e multifinestra, ed è l'unico che presenta anche un'interfaccia desktop se collegato ad un monitor o una TV. In merito alla stabilità software, metto sicuramente al primo posto il Samsung, seguito a breve distanza dal OnePlus, che invece stacca abbastanza il Mi 11. Questo perché, come saprete, sugli Xiaomi, piccoli bug e sbavature software sono tutt'altro che rari, anche se il Mi 11 con la versione software attuale non mi ha dato alcun tipo di problema. In merito a ricezione del segnale telefonico, del Wi-Fi e del GPS, tutti e tre si comportano molto bene. Mentre riguardo la qualità audio, in fase di chiamata li metto tutti e tre sullo stesso piano, mentre in fase di riproduzione dei contenuti multimediali, il OnePlus sta leggermente sotto gli altri due, per via di un audio stereo un po' più sbilanciato verso l'altoparlante posto in basso. Riguardo connettività e sensori, non manca nulla di rilevante visto il costo dei terminali, ma vi faccio notare che l'S21 è l'unico ad offrire il supporto eSIM, e che il Mi 11 è l'unico con un emettitore infrarossi. Ma è anche vero che è l'unico dei tre a non avere una porta USB 3.0, il che vuol dire che è l'unico sprovvisto di uscita video. In conclusione, quale scegliere fra questi tre smartphone? OnePlus 9 risulta la soluzione ideale per chi preferisce versioni di Android stock o semi-stock, per chi vuole un telefono di fascia alta con autonomia importante e ricarica super rapida, per chi vuole il massimo delle prestazioni e per chi ha un debole per foto e video ultra-wide. Xiaomi Mi 11 è la scelta giusta per chi vuole un display di assoluta qualità, un design molto rifinito e per chi tiene in particolar modo alla qualità pura di foto e video. Infine S21 va scelto se volete il prodotto che sarà meglio eseguito a livello software, che ha più funzioni legate alla produttività e che si comporta meglio nella fotografia punta e scatta,
ma anche se tenete in particolar modo la certificazione IP68 o se volete un prodotto che sia molto comodo sia in mano che in tasca. Detto ciò, vi ricordo come sempre che in descrizione al video trovate i link per acquistare gli smartphone protagonisti di questo confronto e per supportare al contempo il canale, oltre ai link per seguirmi su Telegram e Instagram, piattaforme che utilizzo rispettivamente per segnalarvi le migliori offerte relative al mondo della tecnologia e aggiornarvi sulle attività del canale. Arrivati a questo punto, spero che il confronto di quest'oggi vi sia stato utile e vi invito a commentare il video esprimendo la vostra preferenza per uno tra OnePlus 9, S21 e Mi 11. Oppure non esitate a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community. E un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.